eravamo rimasti che lo standard USB era stato introdotto nel 96. Se non avete visto il video precedente, ve lo metto in descrizione così non ve lo perdete. Adesso ci fermiamo con la storia delle porte USB e parliamo dei dettagli tecnici. Tutti noi sappiamo cos'è una porta USB, ma non so quanti di voi sapete realmente cosa c'è dietro lo standard USB e dei suoi connettori. Quindi infatti questo video si dividerà in due parti. Prima si parlerà di connettori e poi dello standard USB. Mi rendo conto che è sbagliato dividere in queste due categorie, anche perché non sono realmente separate, però credo che era il modo migliore per fare un video fruibile per tutti. E quindi, se volete saperne di più, seguite questo video. Sigla! Benvenuti e benvenuti ai pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi vi porto la seconda parte della storia delle porte USB. Nella fattispecie parlerò di connettori e dello standard USB. Ma prima di cominciare, perché non vi iscrivete al canale? Non costa nulla, è gratuito e vi permetterà di non perdervi gli altri video che porto su questo analisi. E se volete seguitemi su Instagram, qui sotto c'è il mio tag. Adesso riprendiamo con i dettagli dei connettori USB. Inizialmente i connettori USB erano due: USB A e USB B. Dal punto di vista della cablatura dei cavi erano pressoché uguali. USB A era destinato a essere inserito nei computer, invece USB B destinato ad essere inserito dalla parte delle periferiche, tipo come le stampanti. Guarda, se voi vedete qui c'è un microfono a tavolo che ha una porta USB B. La corrispondente USB A è collegata al computer. Ci sono tantissimi altri dispositivi che non hanno una corrispondente USB B. Sono direttamente collegate, tipo una webcam o una pennetta USB. La porta USB-B era per tutte quelle periferiche in cui si voleva avere un cavo staccabile, oppure in altri casi direttamente io lo saldavo all'interno. Ma perché esisteva USB-A o USB-B? Molto semplice, per evitare che l'utente facesse casino durante la cablatura. Quindi quando fu lanciato lo standard USB nel lontano 96, c'erano solamente questi due tipi. Nel 2000 arrivano i connettori mini A e mini B e lo scopo per cui vennero introdotti era semplicemente per agevolare la mini utilizzazione di dispositivi elettronici. Esisteva anche una versione mini AB. Tuttavia i connettori mini USB non hanno avuto una lunga vita, perché vennero ben presto sostituiti dai micro A, micro B e micro AB. Come detto nel video precedente, il connettore USB aveva solamente 4 pin. Questo però portava dei limiti a quello che era la velocità massima che si poteva raggiungere, perché ricordiamoci che è sempre una connessione seriale. Nel 2008 fu progettato un nuovo connettore per avere quello che si chiama USB Super Speed. Ovviamente c'erano dei pin in più che semplicemente permettono di trasmettere dati a una velocità più alta. È sempre seriale, però poiché nel 2008 l'elettronica era migliorata e quindi si potevano fare anche delle connessioni seriali più veloci. Ovviamente sono usciti i corrispettivi micro ASS, micro BSS e anche micro ABSS. SS sta per Super Speed, no, per questi qua. Lasciamoli perdere, andiamo avanti. Ma a questo punto si è ripresentato un altro problema. E qual è il problema? Sembrava andare tutto bene con USB. No, perché c'è USB di tipo A, USB di tipo B, mini A, mini B, mini AB, micro A, micro B, micro ASS, micro BSS. Sono 11 cavetti. E quindi quello che doveva essere il super mega standard universale per tutti non era più un super mega standard universale per tutti. Stavano creando altre complicanze, altri connettori, altri casini. Le persone stavano iniziando a rompere i coglioni e quindi arrivò USB-C. USB-C è uguale da entrambi i lati, sia dal lato periferica che dal lato computer. Già supporta super fast, ma è anche compatibile col vecchio standard. USB-C dovrebbe essere il vero unico standard universale, almeno per i prossimi, spero 10 anni almeno. L'introduzione di nuovi connettori andò passo passo con l'introduzione di nuovi standard e i vari standard USB si differenziavano non solo per quello che erano i connettori, ma comunque erano sempre anche retrocompatibili, ma si differenziavano principalmente della velocità di trasmissione. Il primo standard USB 1 supportava una velocità di 12 megabit al secondo e andava solamente sui connettori di tipo A e tipo B. Quando fu introdotto lo standard USB 1.1, il cambiamento più grande fu quello dell'introduzione dei cavetti mini A e mini B. Nel 2001 uscì lo standard USB 2, in cui veniva proposta una velocità di trasmissione 40 volte più veloce rispetto a USB 1, ovvero a 480 megabit al secondo. Un'altra cosa che veniva aggiunta era la lunghezza massima del cavo. USB 1 il cavo poteva essere massimo di 3 metri, adesso USB 2
il cavo può essere al massimo lungo 5 metri. Questo perché con cavi più lunghi si può avere una degradazione del segnale. Inoltre USB 2 aggiungeva anche il supporto per caricare le batterie, e questa è già una cosa importante. USB-C, che uscì parecchi anni dopo, comunque supporta anche lo standard USB 2. Nel 2008 venne presentato lo standard USB 3, che portava come caratteristica principale il super speed. Questo standard permette la trasmissione di dati fino a 5 gigabit al secondo. Ovviamente la cosa importante è se viene collegato un cavetto super speed e una porta super speed, perché se volete un cavetto super speed e una porta vecchia funziona ugualmente, ma non si ha questa velocità. Nel 2013 venne rilasciato invece il nuovo standard USB 3.1, che portava la velocità di trasmissione dati fino a 10 gigabit al secondo e aggiungeva anche la power delivery. Se non sapete cos'è la power delivery, ne ho parlato in questo video, che vi metterò nelle handcards, quindi non ci distraiamo e andiamo avanti. Nel 2017 arrivò lo standard USB 3.2, che buttava via tutti i connettori A e B, e l'unico connettore che veniva supportato era quello USB-C, che sarebbe stato presentato da lì a poco. L'ultimo più recente è quello presentato nel 2019, ovvero USB 4, che porta la velocità di trasmissione dati fino a 40 gigabit al secondo. Se ripercorriamo tutta la storia di USB da USB 1 a USB 4, la velocità di trasmissione dei dati è arrivata a un livello allucinante, dai 12 megabit al secondo fino a 40 gigabit al secondo, più di 30.000 volte più veloce. In questi poco più di 25 anni sono stati fatti dei passi da giganti per quanto riguarda lo Universal Serial Bus. Bellissimo, pinguini, io con oggi ho concluso. So di aver trascurato alcune cose, però se volete che ne parlo, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di lasciare un like se questo video vi è piaciuto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, e inoltre vi consiglio di andare a guardare questi video. Uno è la prima parte di questo video, qualora ve la siete persa, la seconda è il video dove spiego il power delivery. Quindi non ve lo perdete, ci vediamo col prossimo video. Ciao!